EICMA 2015, ciao a tutti voi, siamo allo stand di Moto.it, nello studio televisivo di Moto.it, per trattare questa volta di un tema affascinante, pieno di appassionati, e cioè l'enduro, le regole, l'attualità, il futuro, le problematiche. C'è tanta carne al fuoco e tanti sono gli ospiti. Intanto, per cominciare, vi presento Andrea Perfetti, che tutti voi conoscete, per Moto.it, che mi affianca in questa tavola. Ciao Andrea. Ciao Nico, grazie. Grande Andrea. Cominciando qui dalla mia destra, Angelo Crippa. Ciao Angelo. Buongiorno a tutti, ciao Nico. Amministratore delegato di KTM, niente meno. Di fianco a lui, ciao, il sindaco di Farini, Antonio Mazzocchi. Ciao, buongiorno a tutti. Farini è quel comune della Val di Nure che, amicissimo dell'enduro, è stato purtroppo colpito dall'alluvione di settembre con gravi perdite. Per Husqvarna, ciao a Davide Zaffaroni. Ciao, buongiorno a tutti. Davide Zaffaroni è il responsabile del sviluppo della rete. Giulio Gori, ciao Giulio. Ciao Nico, grazie, buongiorno a tutti. Grazie per la Federazione Motociclistica Italiana, responsabile comunicazione, nonché direttore di Moto Italia. Grazie. E infine abbiamo un motoclub, il presidente del motoclub Chieve, Gigi Bianchetti. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ciao Gigi, dunque parleremo di industria, di prodotto, ma parleremo anche di ecologia, di federazione, di regole, di difficoltà organizzative, tanta roba, quindi vi prego di essere sintetici. Angelo Crippa, parto da te, quanto vale questo mercato dell'enduro, che è un mercato importante in Italia, quanto vale? È un mercato veramente importante, diciamo che vale circa 6.000 e rotti pezzi immatricolati l'anno, con una suddivisione che vede favorita la classe a quattro tempi, se vogliamo dividere quattro tempi da due tempi, dove abbiamo un 60% che è quattro tempi e un 40% che è comunque, vabbè, due tempi. Un bel mercato, insomma, che ha avuto, immagino, una flessione come tutto il mercato moto, ma in che percentuale? Beh, diciamo che da quelli che erano gli anni d'oro, parliamo 2007-2008, dove si riusciva anche a totalizzare circa 11.000 pezzi immatricolati, non dico una flessione del 50%, però 40 ci sta tutto di sicuro. E parlando di mercato, mi interessa adesso capire da Davide qual è il futuro delle moto da enduro, perché Angelo adesso ha anticipato che il 40% addirittura è fatto di moto due tempi. Con l'Euro 4 i motociclisti, gli enduristi, cosa devono aspettarsi? Un moto meno piacevoli, moto meno performanti, oppure siete già pronti a darci qualcosa di bello? Ma, diciamo che sicuramente il segmento delle enduro due tempi è un segmento che vede ormai non molti competitor che giocano questa partita. Husqvarna e KTM ne fanno assolutamente sono assolutamente i due leader del mercato di questo segmento. È chiaro che è un segmento del quale noi non vogliamo e non possiamo assolutamente fare a meno. Quindi anche l'introduzione di una nuova normativa che ci chiederà e chiederà alla fabbrica un adeguamento alle nostre motociclette è importante rispettare i tempi che ci chiederanno, chiaramente l'azienda e la fabbrica ci stanno già lavorando, quindi noi continueremo a puntare su questi prodotti. Le 125 e 302 tempi sono per noi e per KTM i prodotti più immatricolati, più venduti in Italia, per cui ci faremo trovare pronti quando la normativa sarà perfettamente operativa, e quindi tutti i nostri appassionati e tutti i nostri fedeli appassionati di moto due tempi potranno continuare a beneficiare, a utilizzare i nostri prodotti così come lo fanno oggi. Hai parlato di appassionati, togliamoci subito un dubbio: sarà possibile rispettare l'Euro 4 con il carburatore? Credo di no, probabilmente le nostre moto avranno l'adeguamento con l'iniezione, l'adattamento dell'iniezione, questo comunque non toglierà nulla alla bontà e alla bellezza dei nostri prodotti e delle nostre moto, quindi diciamo ai nostri appassionati clienti: siate fiduciosi e che le nostre moto resteranno belle quanto lo sono oggi. Grazie Davide. A proposito di normative, adesso cambierei tipo di normative e passerei al nostro Giulio Gori, perché oltre alle leggi che regolano le moto, ci sono poi le leggi che regolano invece la circolazione delle moto da enduro, e la federazione ha fatto tanto in questi ultimi anni anche con gli enti, in particolare col CAI. Com'è la situazione, Giulio? Perché dopo il mondiale dell'anno scorso all'Overe
c'è stato uno strascico di polemiche non bello per il nostro mondo. Allora, guarda, ti ringrazio di questa domanda che ci dà modo di fare il punto della situazione e di fotografare praticamente quello che sta succedendo. Allora, la Federazione Motociclistica Italiana ha due colonne portanti: il rispetto delle regole da parte dei praticanti e il dialogo con le autorità. Quando ci sono questi due elementi, noi una soluzione riusciamo a trovarla sempre. In qualsiasi momento, in qualsiasi caso, queste sono due cose dalle quali non si può più prescindere. Sappiamo bene, e qui parliamo fra enduristi, che l'enduro è sempre stato un terreno un po', anche un po' selvaggio, anche un po' demandato all'improvvisazione. Adesso non è più possibile. Quindi moto in regola, moto targate, moto assicurate, e con il Corpo Forestale dello Stato abbiamo instaurato un protocollo d'intesa con la Forestale che aiuta gli organizzatori e i motoclub sui territori a segnalare quali sono i percorsi adatti, quali sono i percorsi per evitare quello che successe a una gara di mondiale, che furono sequestrate 15 moto che gareggiavano, eccetera. Quindi è stato fatto molto, con il CAI ci stiamo incontrando, stiamo cercando le soluzioni, ci sono realtà importanti regione per regione, ogni regione combatte la sua battaglia, e ci sono buone notizie anche per quello che riguarda un problema molto sentito fra gli enduristi, ovvero la targa sostitutiva per uso sportivo. Il provvedimento che noi stiamo seguendo in Senato adesso tornerà entro fine anno alla Camera. Alla Camera sarà l'approvazione definitiva, dopodiché ci saranno alcuni mesi di tempo perché questo decreto diventi attuativo. Quindi potremo finalmente avere per uso sportivo la targa sostitutiva, che come sembra un problema da poco, però quando tu perdi la targa di enduro e sei in gara, poi ti possono sequestrare il mezzo. Questo più o meno a grandi linee è quello che sta succedendo in questo momento. Poi ti chiederei un'altra cosa, Giulio. La federazione come si pone con un comune che arriva a prendere una bandiera nera, così è stato detto, scritto dai quotidiani, dopo una gara di enduro, tra l'altro titolata, parliamo di un mondiale? Ma secondo me c'è molta improvvisazione e si rischia sempre di essere strumentalizzati. È impossibile fare una mappa dell'Italia nelle quali è possibile fare fuoristrada o fare enduro, eccetera. Perché? Perché ogni comune, ogni regione, ogni provincia può delegare in quanto tale sul territorio l'uso o meno della pratica del fuoristrada. Ci sono regioni, diciamo così, che rappresentano quasi un paradiso, faccio un esempio la Sardegna, tanto per dirne una, regioni dove invece è molto più difficile come la Lombardia, regioni come l'Emilia-Romagna dove di fronte a una proposta di legge di abolire totalmente qualsiasi tipo di veicolo a motore sulle strade sterrate, ci siamo imposti, abbiamo fatto una lunga battaglia, alla fine siamo riusciti a demandare ai sindaci la decisione finale, perché è il sindaco che decide sul territorio, e a noi sta benissimo perché un sindaco che ci conosce, come in questo caso credo, ma ce ne sono tanti altri che invece non ci conoscono, sa bene che portiamo economia, che portiamo sport, che portiamo visibilità. Hai parlato di sindaci, adesso mi rivolgo al sindaco di Farini, che è un sindaco, un grande amico dell'enduro, perché Farini è un territorio conosciuto, si pratica l'enduro, si organizzano gare. Come riuscite a conciliare l'enduro con i problemi che ha detto Giulio e anche con le esigenze della cittadinanza, dei vostri cittadini? Sì, allora intanto a noi fa molto piacere che vengano gli enduristi, perché sono persone veramente vive, vivono alla grande il nostro territorio, e ci fa molto piacere. Sono d'accordo con quanto detto precedentemente, bisogna rispettare le leggi, bisogna ragionare con persone serie. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare un motoclub serio, noi cerchiamo con loro di ragionare bene per il nostro territorio e cerchiamo di far comprendere alla nostra gente che loro sono portatori di bene, che ci fa piacere che vengano per tutti, perché poi prendono i nostri prodotti, si fermano, vengono. Questo è fondamentale per il nostro territorio. Noi dobbiamo prendere tutti quelli che vengono, ragionare sulle cose buone che ci portano assieme, e alla fine siamo tutti contenti. Infatti credo che vada sottolineato che per un comune come Farini le gare di enduro, anche la pratica dell'enduro, è una risorsa molto importante. Sì, infatti le nostre manifestazioni portano tantissima gente, poi se ne possono organizzare tante, questo è il bello. Vi dico, a volte si fa il motogelo, sono tutte manifestazioni che portano un'infinità di persone, e noi abbiamo bisogno che la gente venga sul nostro territorio, se no non abbiamo nessuno. Questo è fondamentale per la montagna, come i bicicletti, qualsiasi cosa, basta che si rispetti le regole e si faccia con gente seria. Per me è fondamentale.
sfatando anche la leggenda dei danni lasciati dall'enduro dopo una gara, perché sono danni che si possono ripristinare. Infatti dobbiamo vedere gli enduristi come un recupero delle strutture su cui si fanno le, abbiamo sempre ragionato così, finita una gara andiamo a risistemare le strade, e questo è fondamentale per dimostrare anche ai contadini, a quelli che ce l'hanno con gli enduristi, che invece che creare un problema l'abbiamo risolto. E tante volte con loro abbiamo risolto un problema, come con i cacciatori, e te l'ho detto, è sempre la testa che è fondamentale. Io, se posso permettermi, spingerei ancora su una cosa, su dei percorsi organizzati. Io credo che il ragionamento che si potrebbe fare, e sarebbe veramente interessante per tutti, di creare un percorso autorizzato, verificato con la forestale, con tutti, dove alla fine tu vieni, come parlavo prima col presidente, come per andare per funghi, tu avrai un tesserino, vai a fare il tuo percorso, avrai un motoclub responsabile, ma quello per me è la strada per l'enduro serio, corretto, e che può portare molto. In questo senso vi state già muovendo, c'è qualcosa? Guardate, io vi dico, ci stavamo muovendo abbastanza bene con Bobbio, c'era una persona che si dava molto da fare, poi purtroppo è mancata e non si è più ragionato. Comunque io credo che se noi tutti ragioniamo su questo aspetto, creiamo veramente le basi e le condizioni per valorizzare al massimo e per portare al massimo gli enduristi. Giulio, cosa ne sì, pensi? Volevo, mi aggiungo alle parole del sindaco per dire che la federazione da un anno ha istituito i corsi IGAST, ovvero c'è una nuova figura, la faccio molto semplice. Avete presente il maestro di sci? Chiunque di noi ha avuto un maestro di sci che poteva andare in giro sia su pista, perché gli ha insegnato la tecnica, sia fuori pista. Bene, questi corsi formano istruttori di guida in fuoristrada che non solo si assicurano la perfetta regola di tutti i partecipanti, ma conoscono il territorio, sul territorio sono radicati, possono portare in giro le persone a conoscere non solo dei bei paesaggi, ma i prodotti, le cose, le bellezze culturali, eccetera. Questa iniziativa ha avuto un grande successo, per cui anche per regolamentare una cosa abbastanza selvaggia che vediamo in tanti nostri territori. Arrivano dall'Austria, dalla Repubblica Ceca, dalla Germania, enduristi che pensano di venire qui nel selvaggio West. C'è qualcuno che gli prende anche dei soldi per portarli in dei sentieri, magari non regolamentato, fa dei danni, e sappiamo bene che uno che fa un danno per noi è incredibile come immagine. Quindi anche questa è un'iniziativa dei corsi IGAST da seguire, e che segue proprio quello che diceva il sindaco. Ottimo. Gigi Bianchetti, presidente del Motoclub Chieve, tu ogni giorno affronti le problematiche con i contadini di cui parlava il sindaco. Come fai a risolvere tutti questi problemi, a realizzare gare che poi, ricordiamolo, realizzate gare in tutta Italia, quindi conosci una realtà del territorio molto ampia? Allora, come ha detto il sindaco, bisogna lavorare sulla zona che vai. Cioè, io lavoro sul comune, o comunque collaboro col comune di Farini, e ognuno a casa sua fa un po' quello che vuole a livello di comune. Le problematiche ci sono tantissime, però io dico sempre che il motoclub personalmente deve essere un hobby, non è un lavoro per nessuno. Se c'hai un bel gruppo, lavori con soddisfazione, risolvi tutti questi problemi andando parlando con la gente per il permesso, il ripristino, e comunque noi comunque con le iniziative che faremo Farini, i soldi che raccogliamo li terremo per mettere a posto i sentieri. Cioè, ok, tanti bisogni giù in paese, però quelli comunque c'è altra gente, noi che facciamo enduro sistemeremo quello che sono le vecchie mulattiere, ripristineremo dei sentieri nuovi. Certo, come mi suggeriva Andrea, sarebbe bello organizzare una bella corsa per Farini, anche per aiutarvi, perché ricordo che Farini è quel comune Val di Nure che è stato più pesantemente colpito col crollo di molte abitazioni. Per fortuna non avete avuto vittime direttamente abitanti del vostro comune, però ci sono stati dei morti tra la gente che passava sulla strada, insomma è stato un bel dramma che avete vissuto ancora adesso, insomma ne parli sindaco col terrore negli occhi. Sì, per noi sarà un brutto inverno perché abbiamo subito veramente dei grandi danni. Voglio dire che mi fa molto piacere, ci tengo tantissimo, loro hanno già previsto una gara, noi ci teniamo tanto perché tutto quello che loro fanno giustamente ha sempre alla fine anche uno scopo benefico, e sicuramente quest'anno penso che sarà per le alluvionate del nostro paese.
e ringrazio già il presidente per averci pensato. E noi ci uniamo al ringraziamento. Angelo Crippa, tu operi in Lombardia, tu sei una persona molto concreta, pragmatica, sei noto per dire le cose come sono. Oltretutto in una regione che abbiamo appena sentito è una delle più ostiche per la circolazione fuori strada. Ecco, dal tuo punto di vista che cosa manca e che cosa chiedi alle istituzioni, alla federazione? Cioè, lo so che tu chiedi più concretezza, ma in particolare su quale terreno? Ma diciamo che noi adesso stiamo pagando sicuramente anni dove per l'enduro la vecchia regolarità non si è fatto nulla, nel senso che gli anni dove tutte le domeniche c'era una gara in un paese piuttosto che nell'altro le abbiamo vissuti tutti e mai nessuno si è preoccupato del dopo, del domani. Qui sicuramente è mancata, magari sono mancate figure legate a motoclub più concrete, è mancata magari un'azione della federazione più concreta e anche da parte delle case. Le case però naturalmente possono essere viste, diciamo, di malocchio, appunto perché a loro interessa vendere il prodotto, quindi farsi avanti per determinate iniziative può anche essere visto come ok, lo fai solo perché interessa il mercato. Beh, la concretezza sicuramente parte da situazioni come Farini, come il Motoclub Chieve, che da sempre organizzano manifestazioni che alla fine non lasciano assolutamente strascichi, nel senso che tutto quello che viene toccato alla fine viene ripristinato, tutto quello che viene raccolto, diciamo, come iscrizioni, se ci sono iniziative benefiche con le quali poter operare, si fa. E questa secondo me è la vera concretezza. Poi naturalmente da parte della federazione, che lavora direttamente con le istituzioni, diceva prima Giulio il discorso della targa sostitutiva per quanto riguarda le competizioni, perché ok, se in una manifestazione tu vai a perdere la targa, il costo per reimmatricolare naturalmente è elevato, però sono piccoli passi che si fanno per dare più visibilità, se vogliamo, all'enduro. Il vero problema dell'enduro, che non è un problema, è che è fatto da appassionati e quindi è poco visibile. Quindi quando si organizza una gara di enduro sicuramente non si parte dal Duomo di Milano, ma si parte dal paesino. Dai bricchi. Esatto, si parte dai bricchi. Avendo poca visibilità, naturalmente la persona che pratica enduro è poco conosciuta e quindi viene naturalmente additata nel momento in cui esiste un problema, definiamolo ecologico, perché non lo conosciamo, ma comunque è lui che causa il problema, quando nella realtà il vero endurista fa enduro perché ama la natura, non perché la vuole distruggere. Poi naturalmente in tutte le cose, lo vediamo nello sport principale che è il calcio, esistono gli estremisti, esistono gli stupidi che si divertono anche a rovinare. Pertanto ok, è un lavoro lungo quello che si prospetta di fronte, naturalmente prima la federazione, i motoclub, ai comuni e poi naturalmente alle case, però da qualche parte naturalmente si deve partire, si parte e si va. Poi passo la palla a Andrea, che ha tante cose da dire, qui non si finirebbe mai perché poi l'argomento piace a tutti, siamo tutti motociclisti e tutti appassionati e quindi è chiaro che siamo coinvolti. Però mi viene da considerare questo, Angelo, tu vieni dalla zona, dalla Bergamasca, operi lì, tu sei anche un pilota d'enduro, sei anche più bravo. Partecipo. Di Andrea. No. No, no, non lo so, mi dicono. No. Vai forte, ma comunque tu vieni dalla culla dell'enduro, no? Sì. Cioè la Bergamasca è stata la culla e mi viene in mente che quel modello là di quegli anni d'oro era anche, andava proprio a braccetto con la politica, nel senso che c'erano dei politici locali, mi ricordo Tremaglia, che è stato direi un pilastro nel motociclismo, nell'enduro bergamasco, e che sicuramente ha fatto tanto per aiutare il settore. Ecco, è impossibile ricreare quel modello, come si fa? Perché la politica oggi non è molto più difficile da raggiungere, forse. Come la vedi? Beh, diciamo che oggi la politica sicuramente non può prendere a braccetto un'attività che viene vista come anti-ecologica, non è un'attività che non è ecologista, e quindi sicuramente appoggi politici sono sicuro difficili da trovare. Quello che dicevi tu poc'anzi del dottor Tremaglia, sicuramente aveva fatto molto per quanto riguarda l'attività nella Bergamasca, però io ricordo ancora quando c'erano i sindaci di alcuni paesi che venivano proprio alla sede del Motoclub Bergamo per chiedere di organizzare una gara,
esisteva all'epoca una legge dove, o quantomeno un provvedimento, dove se in un determinato paese veniva organizzata una manifestazione definita a livello europeo, c'erano dei fondi ai quali si poteva accedere per, come si può dire, definiamo abbellire quella che era la struttura del paese. E in tanti con questi fondi hanno asfaltato delle strade, hanno illuminato delle strade, giusto perché una manifestazione europea faceva capo a questo paese. Adesso naturalmente queste situazioni non esistono più, nel senso che l'evoluzione ha portato sì che tutti i paesi ormai godano di, definiamo, la buona salute, e quindi magari investimenti come questi non sono più necessari. Però il tutto funzionava in questo modo, da qui appunto, come dicevo prima, tutte le domeniche una gara e così sostanzialmente si andava avanti. L'errore, ripeto, è stato quello di non pensare al domani, a non investire un qualcosa in un domani, e soprattutto con le autorità locali, una volta finita la manifestazione, grazie, posso fare qualcosa per voi, avete bisogno di qualcosa, nel senso che tante volte ci dimentichiamo che forse anche gestire una località come Farini può avere delle necessità, la butto lì, la persona che va a controllare il perimetro di questa, il perimetro di Farini, definiamolo in montagna, può avere la necessità di avere un motociclo per poterci andare, quindi se questa è la necessità, la casa si può far carico e dire ok, comune, ti do io una motocicletta per poter, nel senso che è un rapporto di scambio, a me serve organizzare una gara, a me serve seguire il territorio. Infatti vedevo il sindaco di Farini che annuiva con la testa, quindi non c'è problema. Cosa ne pensa anche lui? Sì, anche perché la mia moto me l'ha portata via il Nure quella sera, quindi se vuole. Grazie. No, volevo dire che io credo che bisognerebbe chiedere intanto una legislazione unitaria, non che ognuno va per suo conto, e che a Farini abbiamo la fortuna, e secondo me questo è l'aspetto fondamentale, che le persone del motoclub si sono inserite nel nostro tessuto, è quello che fa funzionare tutto il rapporto, perché se arriva della gente che non si inserisce, può andare in moto, può andare a piedi, è sempre quello. Il punto fondamentale è l'inserimento nel tessuto esistente, e io credo che loro sono stati capaci, e quando fai questo nessuno si può più tirare indietro. Io questo penso che sia un aspetto fondamentale. Grazie. Davide, a te vorrei chiedere invece quali sono le possibili strade per sviluppare ulteriormente anche il mercato dell'enduro, lo sport in generale. Ad esempio mi vengono in mente i trofei monomarca. Il trofeo enduro KTM ad esempio, è un esempio chiarissimo di come si possano attirare i clienti a fare uno sport, a comprare moto. Come rappresentante dello Squarna cosa ne pensi, e come sta andando anche il vostro trofeo? Ma sicuramente i trofei monomarca, noi così come KTM anche quest'anno abbiamo organizzato il nostro trofeo monomarca che ha toccato 5 tappe in Italia, in 5 regioni diverse. Non riusciamo ancora a portare un numero di appassionati tale da poter organizzare in modo totalmente autonomo il nostro trofeo. Ma questo paradossalmente io l'ho vissuto molto da vicino quest'anno, questo trofeo, e mi sono accorto quanto in alcune località in cui siamo stati le autorità locali, i motoclub che ci hanno supportato nell'organizzazione del nostro trofeo, che è sempre stato abbinato ad una gara del campionato regionale, mi ha fatto effettivamente vedere quanto tutte queste persone siano molto effettivamente molto vicine a questo tipo di attività, a questo tipo di sport, e riescano a, come si dice, ad inserirsi, a integrarsi in modo davvero molto positivo e davvero molto bello all'interno del contesto locale, facendo vivere questi momenti di sport in modo gioioso, in modo festoso, dove gli appassionati che vengono a partecipare a questi trofei monomarca vengono per divertimento, vengono per sentirsi parte di una comunità, parte di un gruppo, e nel massimo rispetto di quello che è l'ambiente, di quella che sono la realtà locale in cui si stanno in quel momento inserendo. Io ho trovato davvero, ripeto, sia a livello di motoclub che a livello di autorità, davvero delle persone molto, molto positive, molto propositive, incredibilmente disponibili, che hanno effettivamente fatto vivere questi due giorni, questi sabati e domeniche ripetuti per 5 volte, a un centinaio di
appassionati che sono venuti a correre con le squadre al nostro trofeo, davvero un weekend di festa che probabilmente ha portato anche dei benefici economici all'indotto che, della realtà locale, ristoranti pieni, alberghi pieni, bar dove si va a consumare, quindi credo che se gestito coinvolgendo tutte le persone, quindi i costruttori, le federazioni, la politica, i motoclub, può soltanto far bene e può soltanto, diciamo, il risultato può soltanto essere che positivo anche a livello di messaggio che viene passato all'esterno. Fa bene anche perché c'è poi il prestigio di una casa che viene portata a contatto con un comune, con una piccola realtà territoriale che si ritrova a lavorare con KTM o Husqvarna. Giulio, invece vorrei capire da te come sta andando l'enduro a livello proprio della base, le gare minori, i giovani sono attirati. Allora guarda, innanzitutto mi leggo a quello che è stato precedentemente detto, chiarendo subito che i motoclub e la federazione sono la stessa cosa, cioè l'inserimento della federazione nel territorio sono i 2500 motoclub, quindi la sinergia fra queste due cose deve essere chiara e visibile. Quello che diceva il collega prima è quello, il processo è già iniziato, un processo di educazione e di conoscenza. Per quanto riguarda invece le attività regionali italiane, dobbiamo dire che come federazione, come licenziati, come praticanti, abbiamo sostanzialmente tenuto sia il numero delle licenze sia il numero degli iscritti al motoclub per l'enduro, e ti confermo che l'enduro rappresenta una voce importantissima non solo per la Federazione Motociclistica Italiana, ma anche, come si diceva prima, per il ritorno economico sul territorio. Siamo molto soddisfatti e la politica sportiva della federazione, come tu sai, andando controcorrente, ha puntato sui giovani, sulla maglia azzurra, su investire per tornare ai fasti di quelli che una volta abbiamo conosciuto tutti come i caschi rossi. Giulio, tu hai una notizia da darci, che ci anticipavi prima. Sì, Nico, ti ringrazio perché è arrivata stamattina il Tribunale in Svizzera della Federazione Internazionale ha respinto il ricorso per quanto riguarda la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, e quindi la nuova classifica dell'ultima sei giorni vede l'Australia vincitrice, l'argento per l'Italia, al terzo posto per la Finlandia. Quindi in questo caso è stato ristabilito un concetto di giustizia che ridà credibilità a livello internazionale dopo le discussioni. Quindi l'Italia seconda è una bella notizia. Per chiudere, perché purtroppo il tempo è quello che è, voglio chiedere a ciascuno di voi sinteticamente, brevemente, che cosa si aspetta subito dal 2015, dalla prossima stagione. Cominciamo da Angelo. Beh, dalla prossima stagione mi aspetto innanzitutto il nostro trofeo, che ormai è diventato un'istituzione, sarà l'undicesimo anno, ma aspetto naturalmente la stessa affluenza che abbiamo avuto in questi anni, e sono sicuro che tutto il segmento enduro l'anno prossimo ricomincerà ad avere un trend positivo, e quindi sicuramente immatricolazioni in più. Non dico nuovi clienti, spero nuovi clienti, ma sicuramente un mercato in crescita. Ed è bello sentirlo dire qui in EICMA 2015, dove ci si trova tutti e si respira, no? L'atmosfera giusta, si sa cosa succederà l'anno prossimo. Importante che Cripa ci dia subito un segno positivo. Sindaco. Una bella gara a Farini per ripartire. Grazie Sindaco. Per Husqvarna. Più o meno mi allino al pensiero di Angelo, anche noi riproporremo le nostre attività di trofeo monomarca, sperando che sia sempre più numerosi i partecipanti. Ci aspettiamo anche noi un mercato che ci dia ancora maggiori soddisfazioni e ancora più occasioni di, diciamo, di incontro e di contatto con un numero di realtà geografiche maggiore, e quindi la possibilità di poter portare la nostra azienda, i nostri eventi maggiormente in giro per l'Italia. Giulio, per la federazione. Come federazione, dialogo con le autorità, rispetto delle regole, il processo è già iniziato, incrementiamolo, gas aperto, come si dice, in questa direzione. Gigi Bianchetti a nome dei motoclub. Noi come motoclub, Giulio ha detto bene, prima di tutto il rispetto delle regole, e noi subito avanti avremo una stagione intensissima come motoclub, già in calendario due gare da organizzare, trofeo KTM alla grande per l'undicesimo anno, e vi dico una cosa sola, che l'enduro sta bene, per quale motivo? Sto facendo dei calendari e tutte le domeniche c'è una gara di enduro, dunque più bello di così.
È stato bello davvero avervi tutti qui, è stata una tavola rotonda numerosa, però viva, vivace, siamo tutti appassionati e si vede. Grazie ad Angelo Crippa. Grazie a voi. Grazie al sindaco di Farini, Antonio Mazzocchi. Grazie. Grazie per Usquarna a Davide Zaffaroni. Grazie a tutti. A Giulio Gori per la federazione. Grazie a voi per l'invito. E a Gigi Bianchetti. Grazie. Per il Motoclub. E naturalmente ad Andrea Perfetti, senza il quale io ero un pesce fuor d'acqua. Grazie Andrea. Grazie Nico. Ciao a tutti. Ciao a tutti voi. Eccola, attesissima, la nuova MV Brutale 800. Stiamo ovviamente parlando di quella che molti considerano già la regina di EICMA 2015. Siamo ben felici di vederla dal vivo, questa Ducati Panigale 959. A Milano debutta la Speed Triple. Le principali novità riguardano le piccoline della casa americana, ovvero le Sportster, 48 e Iron 883.